Un benvenuto a tutti da Meteo Groane. Giornata buona, bella come quella di ieri e anche un pochino più calda nelle temperature massime, quindi una giornata pienamente primaverile. Ecco inquadrata la carta della Lombardia, andiamo a vedere le nostre stazioni. Ancora 0 gradi a Bollate la minima, 1,1 ce li hanno Laghetto, 4,7 Cesate. Le massime però vedete 22,2 addirittura a Bollate, 21,1 Cesate, 21,1 anche a Ceriano Laghetto, quindi massime proprio pienamente primaverili. Andiamo a vedere l'immagine dei satelliti primaverili perché c'è un campo di alta pressione sulle nostre teste, non solo sulle teste italiane ma anche se vedete su quasi tutta l'Europa, tranne la Spagna dove insiste ancora questo vortice ciclonico che rimane bloccato dalla depressione, non evolve verso levante, quindi si praticamente colma sempre sullo stesso luogo. Andiamo a vedere la distribuzione termica del 24 marzo la sera, vedete come si è riscaldato un po' tutta l'Italia, si sono riscaldate anche le Alpi, si è riscaldato un po' tutta l'Europa, soprattutto quella centro-occidentale come Parigi, la zona di Parigi e l'Inghilterra e via dicendo. Dal radar vediamo le perturbazioni che insistono solo sul punto di Gibilterra, là dove insiste la depressione. Ecco che andiamo ad analizzare il nostro modello di reading che con miliardi di calcoli giornalieri fornisce queste mappe. Calcoli basati naturalmente sui dati provenienti dalle stazioni meteo che sono sia a terra sia a certi livelli dell'atmosfera, 1500 metri, poi a 5500 metri di altitudine. Ecco, fornisce queste carte, dicevo, e quindi vedete che abbiamo il centro di alta pressione, vedete, proprio sull'Europa centro, si può dire centrale, che scende sull'Italia, scenderà poi sull'Italia meridionale nella giornata di domani e continuerà il suo percorso praticamente anche nella giornata di domenica. Nella giornata di domenica c'è una piccola depressione che insisterà un po' al centro-sud, comporterà qualche pioggia. Dopodiché probabilmente la situazione sembra destinata a sbloccarsi, a cominciare da martedì 29 e poi 30 con la depressione sia atlantica sia nord-europea che si uniranno e dovrebbero favorire, come stiamo vedendo anche adesso, questa è un'altra riconferma, la discesa di aria fredda di un nucleo che si instaurerebbe proprio a ridosso delle nostre teste e portando così queste amate, possiamo proprio dire così, aspettate piogge. Lo confermeremo sempre naturalmente nei prossimi bollettini perché occorrono sempre delle conferme, siamo ancora un po' lontani dall'evento, mancano ancora 5-6 giorni, quindi è opportuno la cautela. Andiamo a vedere la carta al suolo per domani, ancora alta pressione. Ecco le previsioni, domani, venerdì 25 marzo, bello, come sarà bello anche sabato e anche bello domenica, solo qualche nuvoletta di passaggio. Più 5, più 20 la temperatura di venerdì, più 6, più 20 quella di sabato e più 6, più 20 anche quella di domenica. Bene, vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento al bollettino di domani e vi auguro un sereno venerdì 25 di marzo. Da Meteo Groane, un arrivederci a tutti.